questa sera sulla mia pelle il tuo sguardo mi sfiora. Prova a chiedermi un sorriso, per te ho messo il mio rossetto deciso. No, e sono lì quando mi chiami, io non lo so quello che pensi di me. Pagina, incontro un attore, il suo cognome dice tutto, però poi lui, nonostante, perché quando si porta un cognome importante è ingombrante la cosa, fa anche più fatica. Tu sei riuscito ad avere una tua identità artistica ben precisa, un attore immenso, Corrado Taranto. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con me. Grazie a te per avermi invitato. Corrado, il nostro è un viaggio attraverso delle parole, vediamo che cosa esce. Sì. Prima parola, vediamo. Incontri. Tu sin da piccola hai incontrato il teatro. Sì, da quando avevo 10 anni, che avevo i capelli di un rosso tiziano. Mm-hmm. All'epoca c'era il Technicolor. Ed eravamo a Capri e papà stava girando un film che era Il ragazzo che non sapeva amare, Patti Pravo, I giganti, Rocky Roberts, e il regista disse: questo bambino è bello, il colore in camera viene benissimo, facciamogli fare una particina. Quindi inizi dal cinema? Sì, dal cinema. Il teatro poi l'ho vissuto andando tutte le sere, quando papà era qui al Politeama, ero tutte le sere là, e poi piano piano. A scuola ero quello che studiava di meno, però raccontava le favole, per cui venivo portato nelle pause, dato che ero cicciottello, non avevo la merenda. Per cui nello spazio merenda mi portavano a raccontare le favole nelle varie classi. Senti, invece un incontro artistico che porti nel cuore? Guarda, quello più bello, quello più emozionante è stato quello con Massimo. Troisi? Sì. Penso che è stato il più bello perché... In che occasione? Non pensavo fosse amore, invece era un cadesse. Perché ci siamo incontrati la prima volta a Roma alla produzione e lui mi chiese, dice: io vorrei che tu facessi questo personaggio tipo Paolo Stoppa nell'Oro di Napoli. E al che io mi alzai, lo salutai e dissi: vabbè, ti saluto, me ne vado. Dico, perché arrivare a Paolo Stoppa, cioè a questo punto si dovrebbero cambiare le cose, dovrei stare io seduto al posto tuo e tu al posto mio. E lui disse: vabbè, ma proviamoci. Dice: Massimo, non lo so. Girammo questa scena, quando fu il momento di piangere, io piansi, lui fermò le riprese, perché erano tutti i primi piani su di lui e qualche stacco su di me, si fermò e disse, dice: scusa, ma tu stai piangendo veramente? E io dissi: sì, ma ti hanno messo le gocce. No. Dice: allora fate tutti i primi piani su di lui e qualche stacco su di me. Questo ti fa capire la grandezza del personaggio. Non aveva bisogno di essere protagonista al 100% dei suoi film. Un grande. Grande, grande amico, grande persona. Era quella persona che ti faceva dire con orgoglio: sono napoletano. Ecco. E oggi ce ne sono molto pochi. Oggi dici: sono napoletano. Cosa? Oggi dici: sono napoletano. E abbiamo detto tutto. Prossima parola. Viene molto imitato Napoli. Quali altre cose? Passione, questa passione non solo per l'arte, o solo arte? Per l'arte e per i viaggi, per i popoli in generale più che per i viaggi. Per cui quando posso parto e cerco di conoscere i popoli più che i posti. Senti, invece la passione per il teatro, tu che comunque provieni da una famiglia molto attiva, no? Teatralmente, quanto ti ha dato e quanto ti ha tolto? Ti sei mai sentito in dovere di dover continuare questa? No, in dovere mai. Mi ha tolto molto a livello amicale. Pochi amici, è vero, pochi ma buoni. Tanti conoscenti, questo sì, ma pochi amici, perché l'amico va coltivato. E quando tu giri all'epoca per 8 mesi, adesso un po' di meno, adesso 8 mesi stai a casa. Ecco, e forse 4 forse, però se sei fortunato. No, ma giri dentro casa per capire che devi fare. E diciamo che... Come mai, Corrado? Come mai? Perché
perché abbiamo permesso a chi ci governa, a chi ci gestisce, ma io parlo di governo, banche, finanza e quant'altro. Il sistema. Il sistema, ecco, non un sistema, il sistema, di rincoglionirci completamente e far sì che la sottocultura diventasse padrona dell'Italia. Per cui ovviamente la sottocultura è qualcosa che, per quelli che vengono dal teatro con la T maiuscola, perché io ho avuto la fortuna di fare il teatro con la T maiuscola, diventa difficile. Diventa difficile perché trovi piccoli spazi, pochi spazi. Io sono fortunato ad avere perlomeno 2 appuntamenti annui al Bracco con Giacomo Rizzo e Caterina De Santis. Ho la fortuna di scrivere, per cui faccio un progetto sulla legalità da diversi anni con un'associazione di Afragola. L'anno scorso abbiamo lavorato su Giancarlo Siani, quest'anno sul sindaco Pescatore, su Vassallo. Sono belle realtà e quelle ti danno la passione. Continuano. Senti, ma la gente dimentica o la gente è costretta a dimenticare? Allora, la gente è costretta a dimenticare, perché una volta parlai con un ragazzo di un bar che mi fece una battuta di un comico che io non amo in modo particolare. Non faccio il nome e il cognome perché lo sanno tutti, per cui voglio dire, che dice di essere il nuovo Troisi. Lui. Brescia non è presente, Brescia. No, e questo barista, quando io gli dissi no, mi fa dire un favore perché sennò cambio bar, e lui mi disse, maestro, ma io parlerei anche in un altro modo, farei anche altre battute, ma si mi fa andare solo che lì che ha già fatto. E purtroppo è la verità. Per fortuna si sta vedendo poco. E infatti. E i risultati si stanno vedendo. Vedi? C'è qualche mente pensante in più. Senti, ci racconti un aneddoto tra i due Taranto senior, Nino e Carlo? Te ne racconto uno non proprio bello. Loro facevano una rivista nella quale interpretavano a un certo punto dello spettacolo Totò. Nino vestito da Totò, Carlo vestito da Totò. E facevano questo inseguimento dietro le quinte sul palcoscenico, per cui sembrava che fosse uno, perché si somigliavano ovviamente. Una sera erano al Quirino, credo, papà inciampò, ma inciampò casualmente, e andò a sbattere contro la quinta. E venne un applauso con una risata fragorosa. Come si chiuse il sipario, mio zio gli diede uno schiaffone che gli lasciò le 5 dita sulla faccia. Perché si era preso l'applauso. Perché si era preso l'applauso della risata. Come quando noi in compagnia con Fabio, l'applauso di quando entriamo in scena e lui per scherzo, perché Fabio è uno molto generoso in compagnia, lo dobbiamo dire. Lui pensa allo spettacolo che deve funzionare, allora lui, prendendo in giro qualcuno, dice lo licenzio. Ma non licenzia mai nessuno, per fortuna. Ma succede, sai. Senti, ma c'era quindi questo rapporto un po' contrastante? No, si amavano. O perlomeno mio padre era però ne hanno raccontate. Mio padre era pazzamente innamorato del fratello. Mio zio a modo suo gli voleva molto molto bene. Papà era proprio innamorato. Cioè papà e tu nei loro confronti? Io avevo un grande rispetto nei confronti di mio zio. Gli imputavo il fatto di aver fatto meno di quello che avrebbe potuto. Perché, per scelta sua? Ma sai, forse probabilmente era stanco. Perché lui il teatro, voglio dire, lui era quello che aveva riscoperto Viviani, cosa che non sanno. Ogni tanto esce uno nuovo che ha riscoperto Viviani. Taranto è stato il primo a fare Viviani quando non lo faceva più nessuno. Viviani per Taranto ha scritto una commedia, Mestiere di padre è stata scritta per lui. A un certo punto credo che lui si fosse un poco stancato, perché Taranto era, io credo, un grande attore drammatico. E purtroppo non ha avuto tante chance per poterlo esprimere, questo lato del suo. Ovviamente poi quello che si ricorda maggiormente è il fantastico duetto, il connubio con Luisa. Sì, Conte, no? sì. Noi a Napoli ricordiamo quello, in Italia voglio dire ricordano Ciccio Formaggio, dove sta Zazà. Però pochi sanno che nella città di Napoli non c'è un buco, un sito, un angolo di strada, tranne quella piazzetta ridicola a Vianello Falcone, che ricordi Nino o Nino e Carlo, ma diciamo anche solo Nino. Poi vai al Carnegie Hall di New York, dove si sono esibiti Sinatra, Ella Fitzgerald, le più grandi, Edith Piaf, e in uno spazio vedi una locandina Nino e Carlo Taranto con Miranda Martino.
Hai respirato il teatro. Sì, sì. E questo è bello. Sì, sì. Prossima parola. Beh, ne abbiamo già parlato. Famiglia... È importante. Io sono padre e nonno. E per me la famiglia è molto importante. Pensa che io sto pensando di andare a vivere lontano dall'Italia. È, diciamo, è una decisione quasi presa al 99%. Sto cercando paesi a una breve distanza da Napoli. Proprio perché non vuoi totalmente? Perché comunque il rapporto con le mie figlie è molto molto forte e il rapporto con mia nipote è proprio di amore totale. Che bello. Sì, sì. Ti cambia la vita essere più nonno o più padre? Più nonno ti diverte di più. Perché padre, ecco, io ho riscoperto di nuovo la paternità e la riscoprirò in due viaggi, uno già fatto e un altro che farò a maggio, dove adesso sono stato a Porto, in Portogallo, con mia figlia più grande e col compagno, e ho riscoperto il rapporto con mia figlia molto molto bello, e adesso a Barcellona a maggio con l'altra e con mia nipote. E beh, quindi... È interessante questa cosa. Sì. Non è mai troppo tardi, quindi. No, ma io penso che sia fondamentale. Io penso che alle compagne che ho avuto, io ho sempre detto, vengono prima le mie figlie e poi dopo. Questo ti fa onore, perché sì. Non tutti la pensano per me così. È fondamentale. L'amore è stata una componente importante. E diciamo che io sono un po' come una capa sciacqua, diciamo, che non sono mai riuscito a tenermene una stretta. Però voglio dire, si vede, è una vocazione, se vogliamo. E probabilmente sì, si vede che io mi accontento di piccoli bocconi. Ecco. Voglio dire. Però l'amore saldo è quello per le figlie. Sì, sì. Prossima parola. Buio. Capitato nella vita? Sì. Capitato un periodo di un paio d'anni. Di buio totale, proprio. Ma per un fatto personale? Perché... Tragicamente è stata la cosa peggiore. Non c'era un motivo. Lo psicanalista all'epoca disse che non riusciva a trovare il motivo, per cui era tosta da affrontare. E l'hai trovato poi tu da solo oppure? No, ho provato in un modo molto semplice. Una mattina mi sono svegliato e mi sono reso conto che a 150 euro ad incontro stavo praticamente dilapidando un patrimonio. Sono andato dallo psicanalista e gli ho detto ok, sto bene, l'ho salutato e me ne sono uscito. E ti devo dire, da allora sono stato bene. Cioè, ho visto proprio la vita in un altro modo. Quindi può darsi che era diventata un'abitudine quello stare male e andare dal psicanalista? Penso di sì, cioè io stavo male, forse provavo piacere a star male, per cui era diventato un... Portici. Cioè lo star bene mi dava quasi noia. Cosa ti entusiasma di più? I colori? I colori? I colori, tanto. La musica, tantissimo. In generale tutta. Io non sono uno che dice, ah no, i neomelodici, no. No, se c'è una bella, canzone a me piace pure il neomelodico, voglio dire, non... E il lavoro? Un po' di meno. Ma perché è cambiata? Cioè, tu hai attraversato due o tre fasi, no? Io ho un concetto di lavoro diverso, credo. Ecco. Per me quello che faccio è il mestiere. O perlomeno cerco di fare. Il lavoro... L'ho rifiutato a 18 anni quando avevo l'aggancio, la raccomandazione per entrare all'IBM e rifiutai il lavoro per fare questo mestiere. Oggi la tristezza è che, ahimè, per certi versi, in parecchi casi è diventato un lavoro. E non ne valeva la pena, perché il lavoro quello ti dava la garanzia dello stipendio ogni mese. Questo è diventato un lavoro senza garanzie. Sì. Sempre per il sistema. Sì. Tragica come cosa. Beh, la realtà. A Napoli poi che dovrebbe essere... Ma Napoli è una città orrenda e meravigliosa. Cioè non... Concordo. Prossima parola. Sogni? Allora, io sogno tanto. La tragedia che spesso mi dimentico. Ah.
Per cui la mattina mi sveglio incazzato perché ho la sensazione che ho sognato qualche cosa, ma non mi ricordo. Quando capita che ricordo il sogno, chissà perché io lo collego sempre ai numeri, ma sistematicamente mi gioco e non piglio. Perché a questo punto è meglio che me lo ricordo. Però diciamo che sì, sogno. Qualche volta mi divertivo a decidere da solo se sognare in bianco e nero o a colori. E poi si riuscivi a sognare? Sì, infatti a un certo punto ho pensato che in capo non venivano con le visure. Senti Corrado, mentre qualche caffetto ancora con qualche sogno dentro sei, oppure non ne vale più la pena nemmeno lì? Il sogno più grande che ho, che la gente diventi popolo. Perché oggi siamo tanta gente. Ma non c'è popolo. Il popolo è in Francia, quelli sono popolo. Quello è popolo. E vedi come fa paura il popolo. Quindi più popolo, meno capre. Sì, perché siamo gente. Noi fondamentalmente ci meravigliamo, ogni tanto decidiamo di meravigliarci, per cui scoppia mani pulite, lo sapevamo tutti, però ognuno di noi ha partecipato. Perché poi fare i santi che si mettono sul piedistallo e dire io non c'entro, io ho comprato le sigarette di contrabbando per cui ho partecipato, non mi sono fatto dare lo scontrino per cui ho partecipato, qualche volta non ho pagato il biglietto del pullman per cui ho partecipato. Se abbiamo... Allora tutti se ci siamo abbiamo, trovati anche nel nostro ad evadere, piccolo, l'abbiamo fatto. Nel nostro piccolo tutti quanti abbiamo partecipato. Il fatto di meravigliarsi lo trovo ridicolo. La tragedia è quella che non reagiamo. Nella reazione che abbiamo oggi è solo rispetto al gol regolare o al rigore non dato. Punto. Hai detto tutto. Concludiamo, mi sembra, sì. Vero? Prossima parola, quindi l'ultima. Noi ci lasciamo così. Se c'è qualche parola lasciata lì, in sospeso, che non è mai detto. Ma no, credo di no, in effetti... Forse l'unica parola è la speranza, e ce n'è tante, io non ci rinuncerò mai, io spero sempre che una mattina mi sveglio e vedo meno gente incazzata. È brutto, sai, girare per le strade di Napoli in un periodo festivo e vedere gente arrabbiata. Vero. Non è bello, non... Io sono stato in uno dei paesi più poveri al mondo, che è il Perù. Sorridevano. E la cosa che mi ha entusiasmato è vedere questi bambini che chiedevano l'elemosina col sorriso sulle labbra. È vero. È un'emozione unica, credo. Grazie. Grazie, grazie a te. Per questa grazie splendida chiacchierata. È stato uno degli incontri più belli che ho fatto qui a Domenica sulla Luna.